Sarà San Giovanni Rotondo il comune protagonista della prova di soccorso nazionale organizzata dal 10 al 13 ottobre da FIRCB, la Federazione Italiana Rice Trasmissioni. Si tratta di una vera e propria esercitazione su scala di protezione civile che simulerà la risposta d'emergenza ad un evento sismico nel Mar Adriatico con epicentro a pochi chilometri al largo di Manfredonia, che avrà l'effetto di produrre parecchi crolli in molte città del Gargano. L'esercitazione vedrà il coinvolgimento diretto e reale dell'amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo e dei comuni di San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis, della regione Puglia e della popolazione di un quartiere. A Pozzo Cavo invece verrà allestito un campo di pronto soccorso. Sarà una grande esercitazione perché prevede il trasferimento di 32 automezzi, di cui alcuni anche tir veri e propri, di tutte le attrezzature complete per costruire un piccolo villaggio di assistenza alla popolazione per un terremoto, per un'alluvione, per quello che pensiamo, e ovviamente sarà una piccola cittadella compresa di tutto, dal cucina agli alloggi, addirittura arriveremo anche a montare un'apposito area per l'accoglienza degli animali domestici. È veramente un'impresa molto complessa e già questa mattina ci sono stati dei piccoli problemi con qualche piccolo incidente, gomme che si bucano, insomma, quando ci sono tutti questi automezzi, problemi ci sono. Però noi siamo anche quelli che fanno il problem solving, per cui alla fine lunedì ci rivedremo qui tutto fatto e sicuramente saremo pronti a dirvi che è andato tutto bene. Nella giornata di oggi al Codma di Rosciano, uomini e donne al lavoro per la preparazione del materiale in vista della partenza prevista per questa notte della colonna mobile formata da 80 persone, di cui 19 provenienti da Fano. Abbiamo ottenuto un finanziamento molto importante dal Dipartimento della Protezione Civile perché dopo anni di progettazione, cioè di acquisto mezzi, di vedere in pratica se tutto collima, se tutto è a posto. Stamattina sono arrivati le altre regioni qui a Fano, che è un punto di stoccaggio delle attrezzature. Stiamo caricando tuttora sui mezzi e poi stanotte a luna partiremo. La difficoltà sta nel coordinare il tutto e arrivare senza problemi a San Giovanni Rotondo. A San Giovanni Rotondo monteremo un campo completo di tutto, compreso dell'area giochi, la cucina, le tende, il magazzino, i bagni, di tutto e di più, come è previsto nel montaggio di un campo di sfollati di 250, e poi giovedì monteremo il tutto, venerdì ospiteremo la popolazione e i volontari anche della Puglia verranno a dormire direttamente in tenda, per poi sabato avere l'accoglienza del prefetto e l'autorità del luogo. Sabato sera rismontiamo il tutto, domenica carichiamo e lunedì saremo qui di nuovo. Questa prova di soccorso ha lo scopo di effettuare una serie di addestramenti formativi con verifica dell'apprendimento teorico e pratico. Un'impresa comunque non facile, da dove riusciremo a capire una volta rientrati a casa che cosa ci manca, che cosa non è andato storto e che cosa invece va bene. Questa è una cosa che il Dipartimento ci tiene, una domanda che ci chiede, e noi non possiamo assolutamente dare una risposta se non lo proviamo.